Poco prima dell'alba, anche in Liguria in tanti hanno puntato la sveglia per assistere allo spettacolo della Luna Rossa. Con Emanuela Perico andiamo all'osservatorio del Righi. Quando poi guardi la Luna in quella maniera lì, la vedi così grossa, wow, insomma, stupendo. La Luna ha dato spettacolo questa mattina con l'eclissi totale e i genovesi non se lo sono perso. In un centinaio hanno accolto l'invito dell'osservatorio del Righi a godersi il fenomeno attraverso il telescopio della struttura e così eccezionalmente porte aperte dalle 5 del mattino per ammirare la Luna che si veste di rosso. Siamo state fortunate, l'abbiamo vista bene, adesso è coperta dalle nubi, ma noi l'abbiamo vista bene, molto bella. È un inizio mattinata settimana perfetta, è valsa la pena, sì, senz'altro. Vedere una cosa così è veramente mozzafiato. Troppo bella. Abbiamo avuto una partecipazione al di là di ogni previsione, quasi un centinaio di persone, quindi siamo contentissimi che i genovesi hanno voluto condividere con noi questo bel momento. Il fenomeno questa mattina era particolarmente emozionante perché l'eclissi è avvenuta con la Luna in perigeo, ossia nel punto dell'orbita più vicino alla Terra, e quindi non è stata solo una Luna rossa, ma una super Luna rossa che ha lasciato, nonostante qualche nuvola di troppo, senza fiato. Per il bis di questo spettacolo nel cielo bisognerà attendere il 2022. È tutto, buon pomeriggio.